Per derubare le ignare vittime utilizzavano il trucco dello straniero, mentre uno distraeva la donna chiedendo le informazioni, l'altro le sottraeva la borsa lasciata incustodita sul sedile anteriore dell'auto. Nel mirino dei delinquenti, per lo più donne sole e anziane, ma il giochetto non è sfuggito ai carabinieri di Caselle Torinese, che hanno arrestato due marocchini di 46 e 51 anni, che ora dovranno rispondere del furto. Uno di loro individuava le vittime nei parcheggi dei supermercati, mentre il complice in macchina le distraeva con una banale richiesta di informazioni. È accaduto a Borgaro Torinese, dove la coppia, due fratelli con precedenti penali, ha derubato una donna di 61 anni. L'identificazione dei ladri è stata possibile grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza del supermercato dove è avvenuto il furto. La coppia è ritenuta responsabile di diversi furti avvenuti in zona.